Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale di Pensionati In. Oggi parleremo di volontariato, di promozione sociale ed in particolare parleremo di ANTEAS, l'associazione di volontariato dei pensionati della CISL. In particolare lo faremo con la vicepresidente Rosanna Pignanesi e con Roberto Battistini, presidente dell'ANTEAS Marche. Buongiorno. Buongiorno. Bene, entriamo subito nel vivo. Battistini, ma ci può spiegare che cos'è l'ANTEAS? L'ANTEAS, il cui acronimo significa Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, è un'associazione di volontariato e promozione sociale promossa dalla Federazione Nazionale Pensionati CISL e di cui condivide i valori fondativi. È nata nelle Marche 15 anni fa ad Ancona, poi man mano si è diffusa su tutto il territorio regionale. L'ANTEAS opera attraverso due leggi, la legge 266 del 91, cosiddetta del volontariato, e la legge 383 del 2000 per la promozione sociale. È presente sul territorio regionale ad Ancona, Jesi, Falconara Chiaravalle, Senigallia, Serra dei Conti, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno. È inoltre presente nella provincia di Macerata con l'associazione Albero di Cuori, che è associata all'ANTEAS come associazionismo di promozione sociale. Nel 2013 l'ANTEAS ha tesserato 880 soci, di cui circa la metà nella provincia di Ancona, dove è presente su 5 realtà, come dicevo prima, e l'altra metà nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro. Abbiamo notato nell'ultimo quadriennio che il numero dei soci ha avuto un trend in costante aumento ed è passato dai 350 circa del 2009 agli attuali 880. Mi scusi Battistini, lei parla di soci. Ecco, vogliamo spiegare a chi si rivolge l'attività dell'ANTEAS? L'ANTEAS si rivolge a tutto il mondo del volontariato, si rivolge ai giovani, si rivolge ai meno giovani e si rivolge agli anziani, senza distinzione. Difatti l'acronimo oggi prevede e scrive tutte le età attive per la solidarietà. L'importante è essere mossi da uno spirito solidale e di aiuto verso le persone più deboli. Bene, Rosanna Pignanesi, volevamo sapere da lei invece quali attività in particolare sul territorio regionale promuove, l'ANTEAS Marche. Le attività dei volontari ANTEAS nel territorio sono molteplici e anche diversificate per territorio. Sono rivolte ad anziani, bambini, diversamente abili. Io farò una panoramica veloce su quelle che sono le attività che vengono svolte sul territorio, rimandando poi chi fosse maggiormente interessato a consultare, le sedi ANTEAS di cui Certo, possono poi avere gli in indirizzi, chiusura eccetera. di trasmissione daremo le indicazioni prese dal sito. Ecco, ci può Come spiegare? dicevo, appunto, le attività che poi diventano servizi sono, ad esempio, ne dico alcune, il trasporto per accompagnare persone in difficoltà presso ambulatori, presso ospedali, per fare la spesa al cimitero e in quali altri posti può essere necessario ad una persona andare. La consegna a domicilio della spesa, dei pasti pronti, dei farmaci. La presenza di infermieri professionali volontari che praticano iniezioni, misurazione della pressione, misurazione della glicemia, piccole medicazioni anche a domicilio. La promozione, ad esempio, della domiciliarità, nel senso che è possibile contattare badanti, mettere in comunicazione badanti e famiglie per avere un servizio che sia ottimale secondo le esigenze della persona. Animazione presso le case di riposo, sia con la promozione di laboratori creativi a cui partecipano gli anziani ricoverati, sia con corsi di decoupage, oppure per vivacizzare l'ambiente con gruppi folcloristici oppure clown volontari che rallegrano un pochino l'ambiente. Poi ci sono i nonni vigili che fanno assistenza per la scuola, negli scuolabus accompagnano i bambini a scuola, dopo scuola per i bambini, corsi per i genitori e docenti sulla dislessia, corsi per anziani come avviare per esempio un orto per la cucina tradizionale della nonna.
esiste anche un centro estivo per anziani e disabili. E poi sono stati fatti anche con i proventi del 5 per 1000, perché è possibile dedicare il 5 per 1000 anche all'Anteas, diversi progetti tipo il nonno attivo, che propone esercizi fisici agli anziani con la presenza di un fisioterapista che dà le indicazioni e segue, corsi di musicoterapia per aiutare i diversamente abili, i caffè Alzheimer sono stati attivati sia per come terapia per i malati che aiuto alle famiglie che supportano questi malati, corsi di primo approccio all'informatica per le persone anziane, corsi riservati ai sordomuti, linguaggio dei segni per dare. Quindi mi scusi se la interrompo, cioè possiamo dire servizi che vanno dai nipoti ai nonni e dai nonni ai nipoti. Diciamo servizi per aiutare le famiglie che penso mai come in questo momento difficile hanno bisogno appunto di questo aiuto. Assolutamente, ecco, allora le famiglie come possono fare per accedere a questi servizi? A chi si possono rivolgere? Come dicevo prima, devono contattare le Anteas territoriali per sapere nel loro territorio quali sono i servizi attivati dai volontari e per sapere come fare per avere il servizio e per accedere a quello che loro hanno necessità di avere. Quindi possiamo ricordare che le sedi dell'Anteas nelle Marche sono presenti in tutte le maggiori città e comunque nei paesi più grandi, nei comuni più grandi. Sicuramente sì. E in particolare è possibile consultare il sito nazionale www.anteasnazionale.it. Al link Regione Marche si possono trovare gli indirizzi, i numeri di telefono delle sedi della nostra regione. Diceva Pignanesi? Dicevo che anche presso le sedi dell'FNP è possibile trovare poi un contatto con i volontari dell'Anteas, perché come sappiamo la FNP è di grande supporto a tutte le Anteas nel territorio e quindi è la FNP sicuramente un posto nel quale trovare la possibilità di parlare anche con Anteas. Certo, poi i nostri amici che ci stanno seguendo da casa possono comunque scrivere alla nostra redazione di Pensionati Inn in via dell'Industria 17 60 127 Ancona o via mail a pensionati.in@cisle.it, poi noi provvederemo a metterli in contatto con le sedi di Anteas. Proprio in chiusura del nostro appuntamento di oggi lascerei la parola al presidente di Anteas per lanciare un appello per chi volesse aderire all'Anteas e prestare il proprio tempo libero alla propria azione volontaria, perché, come dire, anche in tempo di crisi aiutarci aiuta. Ecco, Battistini, invitiamo i nostri ascoltatori, i nostri amici ad aderire ad Anteas. Perché è importante prestare la propria azione volontaria? Noi abbiamo un grosso sogno che vogliamo realizzare. Vogliamo contribuire concretamente a costruire una nuova qualità sociale della vita nelle nostre città e nei nostri paesi, per superare l'emarginazione, la solitudine e favorire l'inclusione sociale. Per realizzare questo sogno abbiamo bisogno del contributo di tante persone, di tante donne e di tanti uomini di buona volontà. Quindi aspettiamo a braccia aperte tutti coloro che vogliono darci una mano e che vogliono lavorare nel nostro sogno. Bene Pignanesi, in chiusura di questa puntata di oggi, una puntata molto particolare sul volontariato, ecco, vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori quali sono le iniziative che il 2013 vedrà in essere? Anteas ha programmato per l'anno in corso ad ora due iniziative. Una per il 7 aprile, che faremo un convegno con il coordinamento, unitamente al coordinamento femminile regionale delle donne della FNP, e il convegno avrà per tema Sguardi al femminile, uno spaccato sul mondo femminile visto attraverso la ginepresa. Un altro appuntamento in programma è per il 12 maggio
ed è Anteas in piazza, saremo presenti su tutti i comuni dove vi è un Anteas per la promozione dell'associazione e di una sua maggiore conoscenza, di modo che tutti possano accedere ai servizi Anteas e ci sia la possibilità, come diceva il Presidente, di avere un maggior numero di volontari. Bene, allora invitiamo tutti a partecipare alle iniziative dell'Anteas, diciamo iniziative di primavera, l'appuntamento del 7 aprile e l'appuntamento di maggio. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio il Presidente Roberto Battistini e la Vicepresidente Rosanna Pignanesi, grazie, che saluto e speriamo di nuovo di riospitare alla ripresa di Pensionati Inn dopo la primavera. Ringrazio voi per averci seguito, vi do appuntamento a giovedì prossimo e buon proseguimento con i programmi di ETV.